primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali su due precedenti del 12 novembre 2014 e del 28 novembre 2014. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimità si approva. Vogliamo prima per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità la presente diventa immediatamente eseguibile. Secondo punto, proposta di acquisizione a titolo gratuito dell'area distinta in catasto al foglio 44, particella 126, Donna d'Italia, determinazione. Relazione all'assessore Greta. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo ordine, oggetto dell'ordine del giorno prende l'acquisizione a titolo gratuito di un terreno su cui esiste un bene storico culturale molto importante, di straordinaria importanza del nostro comune, che è Torbentala, compreso anche quella parte del porzione di terreno per accedere allo stesso e per usufruire e fruire dell'intera area. Stanti anche da disponibilità da parte del Giardino d'Italia, che la signora Corleano Vincenza, che è nata a Carinera e residente a Padova, che ha volontariamente voluto cedere questa area su cui esiste questo bene. E abbiamo nel frattempo ovviamente acquisito anche una comunicazione da parte della sovrintendenza che ci dichiara di non voler esercitare su questo sito di grande importanza con un diritto di prelazione come previsto dal decreto legislativo del 2004. Per cui oggi andiamo formalmente ad acquisire con questa delibera di consiglio comunale questo terreno su cui esiste questo manufatto storico e da qui, da questo momento in poi si aprirà un discorso d'intesa con la sovrintendenza a voler redigere un piano di conservazione, di restauro per la salvaguardia del fondo stesso, atteso che, atteso che da un sopralluogo effettuato con il comune anche la sovrintendenza è risultato che il sito versa in condizioni statiche pericolose e precarie e per cui c'è tutta l'intenzione di questa amministrazione di voler procedere alla salvaguardia di questo bene. Grazie. Grazie Assessore Preti, ci sono interventi sul punto. Passo la parola al consigliere Grillo. Naturalmente è da accogliere con favore questa volontà dalla proprietaria di donare l'area e di donare la scuola di Vento, che il mio voto sarà in conseguenza favorevole alla acquisizione. Con l'auspicio, con la speranza che però non continui a che ci sia da parte dell'amministrazione un'attività attiva, di valorizzazione del genere questo importante bene che oggi sono chiamato. Da questo punto di vista io sono molto pessimista perché già ciò che c'è oggi che viene è rimasto abbandonato, ma cominciare ad andare a pioggia in Europa che è stata con tanto sacrificio aperto alla flessione del progetto che facevamo sotto costiera non vedo un grande rilancio, una grande valorizzazione della Repubblica. Ciò è aggravato dal fatto che adesso con l'asse di soggiorno si potrebbe veramente orientare questa importante entrata alla valorizzazione di questi beni culturali storici minori di cui l'Endugno programma il suo territorio è disseminato e pieno. C'è un altro dolmen, ci sono altre chiese, mi riferisco anche alle cose minime, anche i leggi, le relazioni in questo momento non sono più utilizzabili, non c'è una cartella turistica culturale che possa accompagnare i turisti nella conoscenza dei nostri monumenti, dei nostri beni. Quindi io spero che anche l'entrata della stagione siano in futuro riorientate verso la valorizzazione di questi beni culturali, per valorizzare ciò che abbiamo che purtroppo è ai margini.
Quindi io spero soltanto in questo auspicio, ma il mio voto mancherà, è stato favorevole. Grazie consigliere Pellini, passo al consigliere Rosso. Sì, anche il mio favorevole, ne approfitto per ricordare l'amministrazione comunale perché a Borgani insiste il trattore del Borgeo e abbiamo un contributo del 2011-2012 di 30.000 euro che giacciono lì e ancora lavorano. Se questo è il presupposto da Roberto, penso che il ricordo probabilmente rimarrà lì. Quindi invito il responsabile dell'ufficio tecnico oppure comunque chi ha la delega, penso con il capogruppo Sandro Potenza, a questo punto io dico il nuovo vicesino, forse riusciamo a capirci, sai da cosa sto parlando, lì sta tutto fermo, non si potrebbe il musico, forse dobbiamo restituire anche i soldi indietro, non lo so perché c'era la data, non lo so, quindi restituire le somme del finanziamento indietro, se la provincia dovesse mai interessarsi di questo problema, so che c'era la scadenza un paio di anni fa. Comunque, se Simone vuoi prenderti a cuore questo problema, abbiamo il fattore di Borgeo e oltre c'è il finanziamento per ristrutturare una parte del fattore. Grazie. Grazie consigliere Russo, passo la parola al consigliere Jones. Sì, anch'io esprimo un voto favorevole, c'è poco da dire in proposito, è una proposta di delibera che è in accoglimento per ragioni ovviamente specificate. L'unico auspicio anche qui è che effettivamente si dia un seguito poi all'acquisizione di titolari di Torre in Barca per una rivalutazione, diciamo, nei termini che ci sono. Grazie consigliere Giusa. Posso parlare con l'assessore alle tre? Sì, niente, solo per dire che, anzi, in anticipazione di quello che poi sarà la relazione che verrà presentata in occasione di posta di soggiorno, che è effettivamente di questa amministrazione anche valorizzare i siti diciamo, culturali presenti nel nostro territorio, sì, come terroristica ricordando, e soprattutto la valorizzazione di questo progetto, anche perché di un sito molto importante, di straordinaria importanza del nostro territorio, per cui la predisposizione di questo progetto è chiaro che noi non abbiamo le figure idonee a volerlo rifuggire, quindi abbiamo già comunicato alla stessa sovrintendenza la possibilità che ci invia le stessa in questo progetto e quindi per poi fare lo stesso. Grazie. Grazie assessore Prete, se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione. Favorevoli? All'unanimità? Dobbiamo per l'immediata eseguibilità? Favorevoli? All'unanimità la presente diventa immediatamente eseguibile.